Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente che sono io, e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Il narcisista maligno. Allora, questo video lo faccio perché molte persone mi richiedono di farlo, perché comunque sia un argomento che ho già trattato in passato e che voglio ritrattare. È un argomento sicuramente spinoso perché moltissimi casi di narcisismo patologico vanno a combaciare all'interno della malignità. Quindi voglio dare una mia spiegazione, una mia teoria sul narcisista maligno. Andiamo a vedere, secondo l'enciclopedia, cosa significa la parola maligno. Maligno, secondo l'enciclopedia, è colui contrassegnato da avversione od ostilità sentita come colpevole o dannosa. Ancora, è un personaggio sfavorevole o dannoso. Partendo da questo assunto, mi viene sicuramente da indicare come, diciamo, persona affetta da narcisismo maligno per molti tratti, le persone che hanno all'interno una sorta di conflitto. Tipici di questa malignità, per come l'enciclopedia la enuncia, sono sicuramente i borderline, perché loro sono davvero tossici. Prima di tutto per il semplice fatto che loro per primi soffrono di questa situazione, però essendo un problema egosintonico sono inconsapevoli, però quando uno poi gli va a parlare loro reputano che sia lui a doversi curare. Quindi non possono essere giustificati semplicemente per il fatto che soffrono loro. Infatti, se vanno poi a farsi curare, semplicemente per curare la depressione, perché loro reputano di non avere nessun problema. La malignità nella persona è una cosa che prima di tutto scaturisce dentro di sé, per poi andare a intossicare gli altri. Questa è una visione di malignità e può essere, ripeto, sicuramente, diciamo, riscontrabile nel disturbo borderline di personalità. Il borderline ti porta sopra, sotto, sopra, sotto, lo fa consapevolmente, inconsapevolmente, non te ne deve fregare, lo fa. E chi ci rimette è la vittima. Questo suo chiedere scusa dopo aver fatto la bastardata, dopo averti tradito, o dopo averti picchiato, o dopo averti abusato emotivamente, è questa la malignità. Malignità per lui, perché magari in quel momento si sente in colpa, ma soprattutto per te che sei la vittima. È maligna per te, perché intossica. E sai perché ti intossica? Perché crea il dubbio. Ma poverino, ma vedi come gli dispiace? E però ti abusa. Mamma mia, guarda qua come è dispiaciuto, sicuramente non lo rifà. E lo rifà. È un comportamento dannoso e intossicante. È questa una parte di malignità. Quindi la malignità, per come la vedo io e per come la dice l'enciclopedia, è quando una persona ti crea il dubbio che sia inconsapevole del danno che fa, ma che lo fa tutte le volte. Quindi, oltre al danno, la beffa, cioè tu, oltre a ricevere il danno, cioè il suo comportamento da bastardo, per esempio un abuso fisico, c'è il dubbio che lui davvero si sia pentito e questo ti intossica.
Intossicandoti significa che è maligno, perché è duplice il danno, ripeto, danno fisico o emotivo e il veleno del dubbio, da una parte. Dall'altra però io mi voglio anche soffermare cosa secondo me c'è, è la malignità, però per come la vedo io calibrata. La malignità calibrata è quella della consapevolezza legata al fatto di essere degli psicopatici. Lo psicopatico lavora attraverso due sistemi. Un sistema è quello sicuramente del sadismo, cioè gode nel vedere gli altri star male. La malignità, appunto, consapevole del psicopatico si fonda però su un connubio che, ripeto, da una parte è il sadismo e dall'altra parte è la perversione. Che cosa dice l'enciclopedia in base alla perversione? Dice che è un atteggiamento deviato che si realizza nell'ideazione, attenzione, è importante, eh? Nell'ideazione e perseguimento di comportamenti distorti rispetto al senso comune. È fondamentale che tu lo capisca. Da una parte lo psicopatico, quindi il narcisista maligno, vede la persona come una sorta di parafulmine per la sua rabbia, la vuol vedere distrutta, sadismo. Poi, attraverso la perversione, genera una serie di pensieri machiavellici, cioè molto elaborati, per creare situazioni ad hoc per colpire la vittima. Esempio, non so, il tuo partner sa che tu odi ragni, no? Fai conto, sei aracnofobica. Lui tutte le sante volte ti farà lo scherzo del ragno finto carnevalesco, cioè si comprerà all'interno di un negozio di giocattoli un ragno finto enorme, tipo una tarantola, che è per bambini, diciamo, e ogni volta o una volta al mese che tu entri la butta sul terreno per farti stare male. Questa è l'aborazione della malignità, del sadismo. Un'altra, questo è un esempio molto semplice, un'altra più elaborato è raccogliere informazioni da una persona per poterla sfruttare contro, metti che tu, che sei una donna, cioè se sei tu e una tua amica, la tua amica è maligna, è una narcisista maligna, tu stai con un uomo che piace a lei, bene, cerca di raccogliere informazioni su di te. Le elabora, le va a dire al tuo fidanzato, trasformandolo ovviamente e stravolgendo il significato, ma avendo un parafulmine del fatto che magari ti ha registrato. Quindi magari tu ti sei lamentata un giorno di lui perché lei ti ha fatto delle domande aperte su di lui, magari che è un po' cattivo, magari chissà cosa fa con i suoi amici, quindi ti ha instillato il dubbio. Tu ti sfoghi magari un giorno che sei incazzata contro di lui, lei ti registra e poi va a dire le cose che tu gli hai detto a lui. Perché il suo obiettivo è creare una sorta di giro machiavellico, quindi ben articolato, per portartelo via. Narcisista maligno, ma calibrato con la mente. Quindi da una parte c'è il borderline che ti intossica attraverso le sue montagne russe e il dubbio che insinua in te. Quindi è una sorta di malignità nel comportamento. Poi c'è il narcisista maligno, quello consapevole, che crea attraverso la perversione, crea una serie di situazioni affinché tu possa soffrire, perché il suo fine ultimo è raggiungere un fine egocentrico e, attraverso il sadismo, vedere te che stai male. Tutto qua. Due forme di malignità, ti ripeto, nel borderline e nel narcisista sconfinante, nello psicopatico che lavora attraverso il sadismo da una parte e la perversione consapevole. Tutto qua. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, clicca il like. Condividi il video se reputi che qualcuno possa interessare. Clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti. Ciao da Stefano.